Ben trovati da Giovanni Pimpinelli, oggi è martedì, il giorno di Offside in cui parliamo di calcio, approfondimento sportivo dedicato alle squadre civiche e chiesi. È una puntata molto bella quella di questa settimana perché apriamo questo appuntamento parlando della CPC, perché la CPC ha vinto il campionato di promozione e l'anno prossimo giocherà in eccellenza. Notizia è arrivata proprio ieri, è arrivata domenica, dopo il successo per 4-2 danni del Ronciglione, una partita sempre dominata dall'11 di Massimo Castagnari che si è imposto. Dopo 10 minuti è sbloccata la situazione grazie al gol di Fabrizio Boriello su un calcio d'angolo, batti, pallone per il difensore centrale che ha scalfito la porta della squadra del Lago di Vico. Poi il raddoppio che è arrivato all'inizio del secondo tempo grazie a Stefano Loiseau, cross dalla destra di Pappalardo e Loiseau di testa ha incornato, l'ha messa dentro. Poi ha accorciato le distanze il Ronciglione che dopo un primo tempo ha giocato non benissimo, assolutamente avrebbe da dire proprio male perché non si è mai reso pericoloso sotto la porta di Manani. Prima colpita attraversa da Caporuscio, poi è arrivato il gol con cui ha accorciato le distanze per il 2-1 al 18° della ripresa grazie alla bella punizione battuta da Brancati. Tre minuti dopo però la CPC ha dimostrato il suo potenziale, calcio d'angolo di Bevilacqua, incornata di testa di Alisei e pallone che è finito dentro per il gol del 3-1. Quindi praticamente qui si è conclusa la partita. Poi è arrivato anche il quarto sigillo grazie alla Rosa che ha sfruttato un assist pregevole di Ruggero che è andato via sulla sinistra ad un avversario, poi l'ha messa in mezzo e la Rosa facilmente a porta vuota ha realizzato il gol del 4-1. A nulla è valsa invece il gol di Vittorini, ex cioè conoscenza del calcio civile chiesi, l'anno scorso ha giocato un CIEC calcio, che ha realizzato il gol del 4-2. Un grande successo quello della squadra di Massimo Castagnari, 16 vittorie in 17 partite interno, un campionato dominato, un grande duello con il Monte Spaccato dopo che c'era stato un duello precedente con il Ronciglione giovane d'andata, un grande risultato quello raggiunto dalla formazione cara presidente Patrizio Presutti, una grandissima festa quella che si è svolta a fine partita con gavettoni che partivano da tutte le parti, vaschette per far fare il bagno ai bambini sono state utilizzate impropriamente in questa giornata per bagnare con acqua gelata i protagonisti di questa cavalcata, in particolar modo mister Massimo Castagnari, Gigi Ruggero che solitamente non ha un buon rapporto con la stampa, però in questa occasione ha preso un microfono, mentre ne ho fatte le interviste e si è messo a cantare delle canzoncine, uno spettacolo bellissimo per chi ama la musica. Chiamo che magari il Festival di Sanremo è stata proprio una cosa bellissima, diciamo così, con sorriso sulle labbra. Poi ha fatto una mini intervista a Luca Di Gennaro e anche ad altri giocatori. E qui grandissima festa, grande soddisfazione anche del pubblico, ha corso molto allo Stadio Fattori per venire a sostenere la squadra portuale. Quindi l'anno prossimo avremo un derby tra CPC e Civitavecchia. Dove si giocherà questo derby? A momento non lo sappiamo perché c'è la nota vicenda legata allo Stadio Fattori tra qualche settimana. Speriamo al più presto possibile. Speriamo che esca il bando, che tutto possa essere concluso per il mese di agosto, in modo tale che a settembre, ma ci crediamo veramente poco perché i tempi sono strettissimi, si possa già giocare sul manto erboso in sintetico del Fattori, altrimenti si comincerà questa stagione forse al Tamagnini. Ma andiamo ad iniziare il campionato con l'ultima giornata. I risultati: alla Nova Palocco 2-1, CPC Ronciglione 4-2, Corneto Tarquinia Santa Severa 2-2, Guardia di Finanza Football Club 6-0, Olimpia Bolzana 0-0, Cervetti è spugnato al campo dei Pescatori Oste per 4-3, poi il Santa Maniella che ha battuto il Fiumicino per 2-0, il successo del Monte Spaccato sul campo del Viva, vittoria per 3-0, però non è valsa nulla. CPC ha vinto questo campionato con 82 punti, Monte Spaccato è arrivato a 80, Ronciglione 67, Monte Spaccato e Ronciglione saranno le squadre che andranno a giocare i playoff. Poi Aranova, San Lorenzo Nuova, Atletico Dispoli, Guardia di Finanza Cervete 54, Fiumicino 50, Santa Severa 48, Viva 45, Palocco 43, Pescatori Osta 41 e entriamo nello spareggio playout, Corneto 38, Santa Maria 32. Queste due squadre si affronteranno domenica prossima a Tarquinia per definire chi rimarrà in promozione, chi invece retrocederà in prima categoria. Si giocherà a Tarquinia perché la Corneto Tarquinia è arrivata davanti a Santa Maria nella classifica. Retrocede l'Olimpia con 26 punti, stessa cosa per il Football Club a 24 e Bolzena con 4 punti. Quindi abbiamo detto un grande successo alla squadra di Massimo Castagnari, un campionato dominato, 82 punti in 34 partite, peccato forse per alcuni passaggi a vuoto, mi riferisco alla sconfitta di Monte Spaccato per 3-0 all'inizio campionato, soprattutto la sconfitta di Ostia con la Pescatori 5-0, lì c'è stato anche uno scivolone da parte della società, dobbiamo dirlo, con il ricorso presentato, con una sospetta
doppia espulsione di un giocatore della Pescatori Ostia che non è stata ravvisata dagli arbitri, perlomeno secondo la dirigenza portuale. Forse questo è stato l'unico scivolone stagionale della compagnia portuale, un grande campionato. Facciamo i complimenti al presidente Sergio Presutti, al direttore generale Patrizio Presutti, all'allenatore Massimo Castagnani, uno degli artefici di questa vittoria, ai bombardieri, al tris d'attacco che ha fatto benissimo questa promozione, attacco strisciato, diciamo così, visto che lo so, è un ex giocatore della Juventus, Ruggero, ex giocatore dell'Inter, e lì sei ex giocatore del Milan. Tantissimi protagonisti, da Caforio, Parla, Boriello che ha sostituito questi due difensori centrali, Sarri Manti a sinistra, sostituito a volte da Kirchi, sulla destra Pappalardo, terzino destro, Bevilacqua, protagonista assoluto con i tanti assist realizzati, Claudio Vanuzzi, Valerio Poggi, gli altri ragazzi che hanno giocato, soprattutto mi riferisco agli under, che hanno giocato l'anno prossimo, tra l'altro CPC dovrà lavorare sotto questo punto di vista perché dovranno essere schierati 4 under, quindi c'è già un lavoro che va fatto, l'hanno già detto i dirigenti di Compagnia Portuale durante la festa, che adesso ancora si festeggia con foto che sono circolate sui social network con bei pranzi a base di pesce, diciamo così, vino che è stato bevuto, vabbè. Ci si può concedere un bicchiere in più quando si vincono i campionati, quando si arrivano queste grandi soddisfazioni. Quindi CPC è sopra a lavorare, vista la prossima stagione. E passiamo alla prima categoria. Concludiamo questo appuntamento con la CSL che ha vinto per 2-0 sul Centrogiano, quindi a quota 54, CSL, la squadra di Riccardo Sperduti, ha conquistato la qualificazione per la Coppa Lazio. Chi invece ancora deve passare dalle forche caudine, Sampio Decimo, 3-3 in casa con Casal Bernocchi. Sampio Decimo andrà a giocare i play-out, a nulla sono valsi, almeno per la salvezza diretta, e 31 punti. Sempio Decimo che arriva da terz'ultima, Sempio Decimo però festeggia invece il campionato vinto con la Juniores, e adesso magari speriamo che questi ragazzi della Juniores adesso si dedichino solamente al play-out della prima squadra per conquistare la salvezza che sarebbe oro colato per l'11 di Mario Castagnola. Con questa notizia, con questa speranza, conclude questo appuntamento di Offside e si conclude questa trasmissione. Ci vedremo comunque nelle prossime giornate, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per parlare sempre di calcio.